Buongiorno ragazzi, bentornati o benvenuti in un nuovo vlog. È da un po' che non ne registravo uno, quindi ho detto, visto che oggi avevo dei bei programmini, poi adesso vi spiego cosa è cambiato nel mentre, facciamolo! Quindi eccoci qua. È una bellissima giornata. Spero si veda qualcosa dalla finestrella, a parte la zanzariera, comunque. Ovviamente fa più che caldo. Io mi sono già svegliata da un po', in realtà ho fatto colazione e ovviamente mi sono scordata di riprendere, che ve lo dico a fare. Quindi ora sono qui in bagno per fare un po' di skincare. Tra l'altro ho un cerchio alla testa da 3 giorni, perché dovete sapere che il mio corpo funziona al contrario, cioè io tipo quando ho il ciclo sto male prima e dopo il ciclo, mai durante. Che gioia ragazzi, che gioia. Quindi dopo mi prenderò qualcosa se proprio è super fastidioso, altrimenti io come sempre cerco di non prendere medicine o cose. Tra l'altro, col fatto che ho fatto il vaccino settimana scorsa, sto proprio evitando di prendere qualsiasi tipo di medicinale. Allora, vi spiego. Praticamente, lo sapete che sono entrata nel mondo K-pop, bla 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 bla. Ok, ormai l'abbiamo appurato, siamo andati avanti. Intanto uso un po' di detergente. Ovviamente, grazie a questo nuovo mondo, ho conosciuto tante personcine. Una di queste è la mia nuova bestie dei BTS, che poi è una ragazza che in realtà mi seguiva su Instagram. Abbiamo cominciato a parlare quando c'è stato il concerto online, il master di quest'anno. Ci siamo messi a commentare tutto il master insieme, poi una cosa tira l'altra, bla 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 bla. Solo che lei è di Roma ma vive in Scozia e in questi giorni è venuta a Roma. E allora le avevo detto: no, se viene a Roma dobbiamo troppo fare una bella maratona, visto che devo ancora recuperarmi tantissime cose, video, esibizioni, concerti online, documentari, film, serie di tutto, Winter Pack, Summer Pack, eccetera. Ho detto ce li dobbiamo vedere insieme. Quindi abbiamo fatto qualche giornatina di recupero. Tanto io vado con la FOM. E poi praticamente qua a Roma c'è un bar che ha creato questo Jimin Coffee. E non so se sapete come funziona il mondo del K-pop. Mi sciacquo e ve lo dico. Praticamente quando inizi a seguire un determinato gruppo, poi ti vai a scegliere quello che è il tuo famoso bias ranker, eccetera, eccetera, eccetera. Che poi io sono convintissima che non lo scegli tu. In qualche modo è lui che ti sceglie, ma vabbè, lui, lei, insomma, dipende dal gruppo. Il mio già lo sapete abbondantemente. E il suo è Jimin, quindi ho detto no, visto che a questo caffè fanno questo coffee Jimin, ce la devo troppo portare. Solo che ieri sera si è sentita male e oggi dovevamo andare al ristorante coreano, che io non ci sono mai stata. E ne abbiamo trovato uno qui a Roma che è buonissimo, dicono. Quindi abbiamo prenotato, abbiamo fatto tutto il giretto, sì, poi andiamo al caffè, eccetera, eccetera. Niente. Però ho detto, è un peccato sprecare questa bella giornata. Io ormai mi ero presa tutto il giorno libero, perché questo periodo col fatto dei matrimoni, cerimonie, eccetera, sono praticamente quasi sempre in giro a truccare. Quindi ho detto oggi mi ero presa questa giornata. Sai che c'è? Lo faccio lo stesso senza di lei. Anche perché io settimana prossima poi non ci sono, che parto tra virgolette. Anzi, seguitemi su Instagram, così vedete poi quello che andremo a fare nella nostra casetta con Pishuina. Quindi diciamo che sarà una giornata calda, sicuramente calda. Poi, come sapete, io non mi faccio problemi di andare in giro da sola, al cinema da sola, a pranzo da sola, cioè io vado in giro ovunque da sola. E quindi vado a provare questi posti e ho detto invece di stare da sola, vi porto con me. Quindi oggi proviamo un po' di questi posti. Tra l'altro anche la mia skincare è coreana, niente da fare. Mettiamo un po' di siero e poi ci facciamo anche un bel trucchetto oggi. Che dite? Ovviamente solo sugli occhi, perché il viso, tra mascherina, caldo, cioè non ho veramente la voglia, lo stimolo di fare nulla. Tra l'altro sì, me lo state dicendo in tutti gli ultimi video, ho dei nuovi tatuaggi, vedete che si vedono qua, 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 qua. Poi vi faccio il video aggiornamento, vi faccio vedere bene, vi spiego tutte cose, ok? Allora, la mia stanza, come potete vedere, è un casino. Ci vado a mettere a posto tutte quelle cose, i borsoni di lavoro, letto da rifare. Lì le cose per partire settimana prossima. Non so se vedete spuntare un racchettone, una palla. E qui sopra, vabbè, altro delirio. Tra l'altro vi racconto questa storia curiosa e affascinante. Praticamente l'altro giorno, no, l'altra sera stavo facendo la skincare e mi è cascata
la cuffietta nel lavandino, perché praticamente ho fatto questi nuovi piercing. Vedete, ho fatto il terzo buco, l'helix e il date si chiama, questo piercing qui, che da mettere con le cuffiette ovviamente è un po' particolare. Quindi non avevo inserito bene la cuffietta, mi sono abbassata e cascata nel lavandino, ma tipo 3 volte questa cosa. Quindi poi ho cercato subito di metterle, sapete quando vi casca qualcosa nell'acqua, nella famosa bustina con il riso. E l'ho lasciata un giorno e mezzo. Non continuava a funzionare, visto che io mi impanico facilmente e sapevo appunto che dovevo partire, non volevo stare senza cuffiette, ho detto le ricompro. Idea geniale praticamente. Però stavolta prendo la versione pro, cioè se compro insomma o lo fai bene o non lo fai, no? Niente, fatto sta ragazzi, così 3 piotte volate via queste cuffiettine, che poi sono queste qua, quando in realtà poi quelle che avevo io, che sono le AirPods, insomma quelle, queste qua classiche. Magicamente quando poi ho rifatto la storia su Instagram, guarda caso, cioè non funzionavano, le avevo provate letteralmente 30 secondi prima, faccio la storia su Instagram, rifunzionano. Quindi ora mi ritrovo con 2 paia di cuffiette. E vabbè, cioè pace amene, nel senso io non vivo senza cuffiette. Queste qua pro valgono tutti i soldi, perché raga, ve le mettete tipo non sentite niente del mondo esterno, è una figata pazzesca. In confronto a quelle che avevo prima, la differenza si sente, quindi queste praticamente me le porto sempre in uno zainetto nel caso mi dovessi scordare queste. E tra l'altro voi non sapete che io già prima avevo perso queste cuffiette. Non so che fine abbiano fatto quelle che avevo in precedenza, se le ho perse da qualche parte, perché tramite... trovo il mio iPhone, trovo le mie cosette dell'Apple, non sono mai uscite fuori. Quindi questo è il secondo paio e questo è il terzo. Il primo non pervenuto, non si sa che fine abbia fatto, perché io di solito non le porto mai fuori casa, quindi quelle cuffiette io non lo so, magari le troverò tipo dietro l'armadio tra 20 anni probabilmente. Ok, detto ciò, raccontandovi questa storia curiosa e affascinante, ci trucchiamo, sempre vi ripeto, così, cioè ci trucchiamo. Allora, praticamente che cosa devo fare oggi anche tra le altre cose? Tra l'altro sono le 10 e 10, mi devo anche sprecare. Perché devo andare in una zona di Roma dove sta questo ristorante che si chiama Trastevere. Volevo andarci con i mezzi ma ho detto, abbiamo la macchina, utilizziamola. Il problema è che andare a Trastevere, per chi è di Roma lo sa, è tipo un suicidio. Soprattutto per cercare parcheggio, e è tipo il mio incubo peggiore non trovare parcheggio. Già, vi giuro, se volete farmi male, mandatemi in un posto dove non c'è parcheggio. E quindi niente, praticamente volevo uscire un po' prima per trovare parcheggio, un po' prima, tipo un'ora prima, almeno un po' in qualche modo faccio. Staremo a vedere. Togliamo questa che fa ombra. Allora, quello che faccio ultimamente è utilizzare questi 3 prodotti, che sono eyeliner marrone, matita marrone, tra l'altro sempre di Mulac, l'eyeliner è Dark Choco e la matita, a parte i peli dei cani ovunque, è 03. Pennarellino per le sopracciglia, questo è il Lift and Snatch di NYX nel colore Ash Brown, che è perfetto se avete il mio colore di sopracciglia, quindi è un biondo scuro. Burro cacao, che in realtà ho già messo, e basta, questo è. In realtà vorrei qualcosa per coprire queste occhiaie, perché come vedete questi giorni che mi sono svegliata più presto del solito e ovviamente vado a dormire tardi, si notano. Però non c'ho voglia di mettere, cioè perché poi se io inizio a mettere il correttore, poi devo mettere la cipria, se metti la cipria poi che non te lo fai il contouring e poi quello illuminante, cioè alla fine ti fai un make up completo, quindi non toccherò neanche queste fantastiche occhiaie e lasceremo al caso. Via. Comunque, make up. Ultimamente faccio anche quello in stile coreano, che in realtà non so se avete presente, ma in Corea hanno il monolid, che sarebbe la palpebra unica. Infatti se ci fate caso pochissime persone hanno la famosa pieghetta, no? Qui dell'occhio. Noi mediterranei, anche se il mio occhio non è proprio mediterraneo, ha una forma un po'... si avvicina molto di più a quello coreano che a quello italiano, però vabbè. Meglio per me in questo caso, ma non vi posso bene spiegare la cosa. In Corea hanno la tendenza ovviamente ad occidentalizzare l'occhio. Quindi se loro ce l'hanno molto più, vedete così, verso l'alto e hanno la pieghetta verso il basso. Poi tutte queste cose io ve le spiegherò bene quando farò il trucco
coreano sempre qui su YouTube, ve l'ho promesso. Però col fatto che appunto hanno quest'occhio così, io trovo pazzesco, ripeto, ribadisco. Loro tendono a andare verso il basso con il make-up. Vorrei trovarvi qualche foto, cerchiamoli online. Vedete? Loro come fanno? Vanno proprio dritti con l'eyeliner e per abbassare l'occhio e farlo diventare un po' più, vedete, sempre in questa direzione, vanno con la parte scura qui. È una cosa che tendono a fare spesso, vedete che non vanno mai con l'eyeliner come faremo noi. Non faccio una riga troppo spessa, vedete che è diversa dalla classica riga che avrei fatto magari qualche tempo fa. Poi con l'altra parte che faccio, ad esempio con la matita marrone, vado qui sotto e mi intensifico solo la parte finale, quindi non vado fino a qui. Ovviamente questa è la versione semplificata del trucco coreano, cioè è proprio on the go, velocissimo. Quindi vado a unire la codina finale con la matita. Poi prendete un illuminante, una matita chiara, questa mi ero scordata di dirvelo. E andiamo qua nella parte dove non abbiamo messo nulla. Sfumo un pochino, giusto per dare un senso di luce. Illuminante chiaro, sempre col cotton fioc. E ripasso qui. Poi riprendo l'eyeliner e mi faccio la famosa pieghetta verso l'interno. Tipo una sorta di codina. Io ho pure le ciglia come le coreane, piccole e corte. Mascara sotto, sempre solo nella zona dove ho messo il marrone. E ora sopracciglio. In Corea tendono ad abbassarlo. Noi adesso abbiamo la moda di alzarlo, quindi è tutto il contrario praticamente. A parte gli tendono proprio a crescere in basso, ma è una cosa che gli fanno proprio di portarle giù, 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 giù. Io vado semplicemente a riempire il buchino che mi si è formato dove i peli mi sono ricresciuti, quindi con tutta la naturalezza del mondo. Che poi vi cambia proprio la forma dell'occhio se lo notate. Ed ecco il make-up finito. Non so perché continuo a vederlo male dalla videocamera. Comunque alla fine ho messo una puntinina di correttore, questo qua, che è super coprente di It Cosmetics. Detto ciò, si sono fatte le 10:42. Allora, sono arrivata, ho trovato parcheggio e ovviamente devo andare a fare il ticket perché il parcheggio l'ho a pagamento. Ma meglio di niente, il mio illuminante più luminoso della mia vita. E detto ciò, oggi vi dicevo una giornata particolare perché dovevo fare una cosa che ha a che fare sempre con i BTS, ma che non vi voglio dire perché non mi voglio portare sfiga da sola. Quindi magari ve lo racconterò settimana prossima quando sarà tutto passato e avremo modo di poterne parlare tranquillamente. Magari chi è già addentrato nel settore saprà a cosa mi sto riferendo. Quindi detto ciò, adesso vado a fare il ticket e vi porto al ristorante coreano, che non vi ho detto come si chiama, aspettate. Questo qua se vi interessa, perché magari poi dopo mi scordo, non ve lo dico, eccetera. Quindi andiamo. Allora, sono arrivata nel posto, mi sono messa dentro, dopo ve lo faccio vedere un po'. Allora, alla fine penso prenderò queste cose senza la carne, quindi japchae, jajaeyon e questi ravioli qua. So cute che ci sono le posatine, quelle tipiche. Col mio fidanzato è arrivato il pancake di verdure, il John, con tutti questi vari contornini, tra cui c'è anche il kimchi. Questo dovrebbe essere soia fermentata, germogli di soia, cetrioli, frittatina, peperoni agrodolce. Questi bacchetti sono stranissimi perché sono sottili. Guardate. L'odore è buono, sa di agrodolce. Metto la salsina. Allora, ho appena capito perché le bacchette sono così. Perché li può usare come coltello. Cioè, è una figata questa cosa, raga. Mi aspettavo fosse più salata. Forse ci può mettere più salsa di soia. Assaggiamo anche il kimchi, che mi spaventa perché è super rosso, piccante. Vabbè, pensavo meglio. Soia fermentata.
Questo non mi piace. Questo credo sia kimchi di cetriolo. Praticamente lo puoi fare con qualsiasi verdura. Sì. Sono arrivati anche questi. Ora capisco perché mi ha detto ma mangi tutto? Sì. Questa è la frittatina. Adoro che siano pieni di cipolla. Leggeri. Ovviamente mi si è scaricato la macchinetta, quindi devo continuare col telefono. Con la soia fermentata, buonissima. Cioè, penso la cosa più buona. No, non è vero, era tutto buono. Era tutto buono per essere la mia prima esperienza. È andata bene. Ah, non ho l'alito che sa di aglio, cosa che pensavo. E alla fine, plot twist, a parte del mio occhio che lacrima qua, la mia amica si è ripresa, quindi mi raggiungerà dopo. E così andiamo insieme al caffè e lei si gode il suo caffè Jimin. Quindi, visto che ho pagato il parcheggio 8 ore praticamente, non muoverò la macchina da qua e ci andrò a piedi. Sarà veramente un'esperienza curiosa e affascinante, anche perché fanno 800 gradi all'ombra e quindi sarà carino. Una delle poche gioie che per fortuna mi sono ricordata la mia borraccetta, anche questa lilla, tra l'altro abbinata alle mie AirPods. Con la borraccetta termica almeno non muoio. Comunque, sapete quanto ho speso? 30 euro, perché il japchae, i noodles, quelli di patate dolci, 14 euro, ma un piatto vi giuro enorme, gigante, che veramente ci mangiavano 4 persone, quindi fate 14 diviso 4, boh, fatelo voi perché la matematica non è mia cosa. Il japchae john, che era il pancake, 13, pure quello gigante, cioè tornassi indietro prenderei solo quello. Acqua va bene, 3 euro, e quindi sì, totale 30. Se fossi venuta con qualcuno avrei pagato probabilmente tipo 8 euro a testa, quindi ci sta per l'esperienza, siamo andati così. E poi aspetto la Friends. Non chiedetemi di chi è stata la sventurata idea tutto questo di farsi da Trastevere a Piazza di Spagna a piedi. Altra tappa del Namjoon Tour su questi gradini più o meno. Ora vado verso la metro con il mio piede acciaccatino. Aia, ci ho messo 6 ore per arrivare qua. Allora, siamo arrivate qua al caffè Biscione per provare il Jimin Coffee. Eccolo, 1, 2. Fa vedere la tua fotina, guarda. Salute innanzitutto. Ah! Ciao! Ciao! Mi hanno dato JK, raga. Ovviamente il tizio, il tipo, aspetta che io esco di casa per fare una diretta. No, me l'hanno tolta, prima stava sullo schermo. Quindi ve lo devo dire come l'ho fatta a camminare fino a qua. Male, molto male. Detto ciò, ci godiamo. Madonna, ma a parte quanto è grosso. Carino. Sto tornando a casa, queste sono le condizioni del mio make up. Non so neanche veramente come sono tornata verso la macchina dopo che il mio piede si è martoriato praticamente per bene. Ah, c'è anche mio padre qui all'ingresso. Ragazzi, sono a casa. Cena, pesciolino al forno, quelli già pronti perché non c'avevo tempo, raga, una certa. Broccoli, carotine, eccetera, eccetera. In tutto ciò sono ancora così. Devo recuperare la life di marito. Io molto triste. Se siete deboli di cuore, skippate questa parte. Quando vi dico che mi sono aperta il piede, intendo che mi sono aperta il piede. Che ora devo anche andarmi a lavare, ovviamente, però. Cioè, per dirvi... Ok, sta giornata me la segno sul calendario, ve lo giuro. Comunque, detto ciò, che amori. Ah sì, spalla sulla scaletta. Penso questo vlog verrà chiuso definitivamente qua, perché adesso mi chiudo a vedere la diretta. E vi è stata una giornata impegnativa, però ho raggiunto il mio obiettivo dei 10.000 passi almeno, quindi sono contenta. Spero solo di riuscire a far guarire questo piede in qualche modo. Domani andrò a comprare tutte le cose, tipo il cerotto, che non ho niente. C'ho letteralmente la pelle viva. Ma ne è valsa la pena, ne è valsa la pena. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Magari vi giro un vlog anche quando siamo
alla casa appunto che abbiamo preso con le friends. Tra l'altro verranno anche gli gnometti, quindi ci sarà da ridere. E vi mando un bacio per ora e ci vediamo presto. Ciao.